Giovanni 21, dal verso 3. In questa situazione Gesù già era risuscitato e i discepoli l'avevano anche visto qualche volta, però prima che era sceso al cielo Gesù si è manifestato più di una volta. E questa è un'altra occasione in cui Gesù si manifesta dopo essere risorto. Comincio dal verso 3. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero, cioè gli altri discepoli: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano chi era Gesù. Allora Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce? Gli risposero no. Tra parentesi, Gesù già sapeva che loro non avevano pesce. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava, cioè Giovanni, disse a Pietro: Pietro è il Signore! Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messo di su, e del pane. E Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete preso ora. E Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. E Gesù disse loro: venite a fare colazione. Fino a qua. Allora, oggi Gesù, il Signore, ci ha dato una parola specifica per la Chiesa adorare e ci sta dicendo: Chiesa adorare, getta le tue reti. E questa domenica è proprio un'occasione in cui ci saranno tanti pesci e noi come Chiesa vogliamo essere una rete che circonda questi pesci per catturarli. E allora vediamo che Pietro, come prima di convertirsi, era andato a pescare e tutta la notte non aveva pescato nulla. Cioè, voi immaginate, fa una nottata e non pesca proprio niente, quindi era scoraggiato. E poi Gesù, risorto, anche se loro non l'avevano riconosciuto, da lontano gli diceva: gettate sul lato destro della barca, perché se gettavano sul lato sinistro che cambiava. Però loro hanno gettato sul lato destro ed è stata l'ubbidienza alla sua parola che ha dato successo alla loro impresa. E siccome loro hanno ubbidito proprio nel momento in cui Dio ha parlato, ecco che c'è stato il risultato. E così, se noi oggi ubbidiamo alla voce di Dio, noi questa domenica vedremo dei risultati. Questo è quello che ci vuole dire il Signore. Forse per tanto tempo abbiamo provato a pescare, abbiamo fatto dei sacrifici durante la notte, abbiamo perso tempo, abbiamo perso energie e non abbiamo visto molti risultati. Però quando Dio parla, se noi ascoltiamo la sua voce, non c'è niente che possa tenere. E quindi cosa significa allora gettare le reti? Questa domenica sappiamo che ci saranno tanti pesci attorno a noi. E Dio vuole pescare grossi pesci, non vuole pesci. Già abbiamo grossi pesci che già sono pronti per essere messi alla brace, per essere consumati per Dio, ma Dio vuole altri grossi pesci. E non devono essere solo due o tre quelli che devono pescare i pesci. Grazie a Dio la parte più difficile già la fa il pastore che dovrà predicare, però non deve essere solo lui, ma tutti quanti noi come chiesa dobbiamo circondare queste persone che verranno, e loro devono vedere il carattere e l'amore di Dio in noi, perché loro riceveranno la parola e riceveranno anche l'amore di Dio attraverso la chiesa. E immaginate anche che l'apostolo Paolo diceva, vi nomino soltanto il capitolo così ve lo leggete, 2 Corinzi 5, parla del fatto che noi come chiesa abbiamo il ministero della riconciliazione, cioè siamo ambasciatori per Cristo. Questo significa che noi siamo chiamati tutti, non è uno di più uno di meno, tutti, siamo tutti chiamati da parte di Dio a riconciliare l'uomo a Dio. Perché? Perché siccome noi abbiamo conosciuto Gesù e sappiamo che in Lui c'è la verità e la vita, siamo solo noi che possiamo allora indicare qual è la strada. E quindi noi siamo degli ambasciatori. Chi è l'ambasciatore? L'ambasciatore è un uomo che va in un paese straniero e, per esempio, se io sono l'ambasciatore degli Stati Uniti e vado in Russia,
In Russia rappresenti il presidente degli Stati Uniti e così noi, che abbiamo la nostra cittadinanza nei cieli, noi siamo in una terra straniera e noi rappresentiamo Cristo qui sulla terra. Questa è la Chiesa e come Chiesa noi dobbiamo portare la verità, quindi la parola di Dio, ma dobbiamo portare anche il carattere di Dio, l'amore di Dio, l'interesse che Gesù aveva per gli altri, il suo amore, la sua pazienza, la sua gentilezza, la sua sensibilità. E questa è la Chiesa che Dio ha fatto. Gloria a Dio. In un passo dei Proverbi, che quando ho compreso questo passo mi ha sconvolto, in Proverbi 30, dice: ci sono quattro cose che non dicono mai basta. Alcune di queste cose che non dicono mai basta: il soggiorno dei morti. Perché il soggiorno dei morti non dice mai basta? Perché ogni giorno, quando la gente muore, il soggiorno dei morti ingoia anime che hanno perso per sempre la loro possibilità di redimersi, perché non hanno accettato il Vangelo, la buona notizia nella loro vita. E il soggiorno dei morti ogni giorno non dice mai basta, non è mai sazio, ma vuole sempre ingoiare altre anime. Ma c'è anche un'altra cosa che non dice mai basta: il grembo sterile. Così come Pietro non ha pescato nulla, lui diceva mai basta, non se n'è arreso. E così noi come Chiesa non vogliamo arrenderci, non vogliamo dire mai basta. E anche se noi che siamo la sposa di Cristo portiamo 1, 2, 3, 4 figli alla conversione, noi non dobbiamo dire mai basta, ma dobbiamo dire: Signore, tu sei il nostro sposo, noi vogliamo onorarti, vogliamo darti altri figli. E uno dei passi più belli, quando Pietro riconosce, dice: Gesù, chi dite voi che io sia? E Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli dice: e anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Qual è questa pietra su cui Gesù edifica la sua Chiesa? C'è la rivelazione che Gesù è il Figlio di Dio, il Cristo, il Messia che doveva venire nel mondo. Su questa roccia Gesù edifica la sua Chiesa, e su questa Chiesa che Gesù ha fondato le porte dell'Hades non potranno resistere. Quelle porte che dicono mai basta, quando la Chiesa calca il suo piede e dice: ora ti dico io basta, le porte dell'Hades non possono resistere. E questi siamo noi, Chiesa Adorare, siamo noi. E perché le porte dell'Hades non possono resisterci? Perché colui che ha le chiavi della porta dell'Hades è lui, Gesù, il nostro capo. E se lui è il capo della Chiesa e lui ha le chiavi, noi che siamo la Chiesa, la sposa, posso dire: Signore, ci dai queste chiavi? Noi vogliamo chiudere la bocca questa domenica all'Hades e vogliamo invece aprire la porta al Regno dei Cieli per loro. E vogliamo oggi, stasera, pregare che lo Spirito Santo possa toccare questi cuori. E allora noi, qual è il problema? Che noi spesso non ci rendiamo conto di chi siamo, non ci rendiamo conto di chi è la Chiesa. E infatti per questo l'Apostolo Paolo, questo poi lo potete leggere in Efesini 1, prega per la Chiesa di Efeso e dice: io prego che Dio vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, che egli possa illuminare gli occhi del vostro cuore, perché voi possiate sapere a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità, e affinché della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. E dice anche: ogni cosa egli ha posto ai suoi piedi e lo ha dato, cioè Dio Padre ha dato Gesù per capo supremo della Chiesa. Ora vuoi dire: ma se noi abbiamo un capo così, che ha vinto il mondo, è il nostro capo, perché noi ci sottovalutiamo e non crediamo nel potere che Dio ha dato alla Chiesa? È un'autorità che noi dobbiamo prendere, non è che un giorno succede e arriva, no, noi già l'abbiamo, ma la dobbiamo esercitare. E quando preghiamo dobbiamo dire: nel nome di Gesù io decreto, nel nome di Gesù io dichiaro. Dobbiamo prendere posizione nel Regno Celeste. Il Regno delle Tenebre deve sapere che Masca Lucia non è una casa di riposo, per loro è una casa di tormento. Alleluia. E allora dobbiamo riprendere la nostra fede, dobbiamo ricominciare a tornare alla vera preghiera e all'intercessione, perché l'intercessione è efficace quando è fatta con fede. E una cosa bellissima che ci ha fatto, neanche l'ho scritto qui, ma oggi pomeriggio mentre rileggevo quel passo, Dio mi ha fatto capire un'altra cosa,
dice sempre nel passo di Giovanni 21, quando loro arrivano a Riva, vedono che Gesù ha preparato qualcosa, non era lui a mani vuote, ha preparato, aspetta che ve lo prendo, al verso 9, dice: appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su e del pane. E così il Signore questa domenica ha preparato un pesce, dei pesci da mettere sulla brace, coloro che si dovranno battezzare, e noi preghiamo che il fuoco di Dio possa invadere la loro vita e anche la nostra vita, che anche noi abbiamo bisogno, e ha preparato anche il pane, la parola di Dio, quella che entrerà nei cuori di quelli che ascolteranno. E noi vogliamo che questo pane possa portare nuova vita, perché l'uomo non vive di solo pane, questo terreno, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E noi crediamo che questa domenica, questa parola che verrà dalla bocca di Dio, porterà vita e risurrezione dove c'è morte. Il passo di Giovanni dice anche che presero 153 grossi pesci. Perché specifica il numero? Proprio per fare capire che sono veramente tanti, e poi specifica grossi. E così noi, tra la folla, vogliamo andare a cercare, come faceva Gesù, vogliamo avere quello sguardo che va a cercare i discepoli. E così Gesù vuole pescare grossi pesci, discepoli, non solo credenti. Perché una volta Rosa ha fatto uno studio su questi discepoli, la loro caratteristica è che si moltiplicano, e Dio vuole che noi ci moltiplichiamo. E così noi questa domenica vogliamo pescare e intrappolare nel regno di Dio, non vogliamo farli scappare, tanti grossi pesci, e portarli a colui che è il buon pastore, a Gesù. E poi dice anche un'altra cosa, specifica il verso: la rete non si strappò. Questa rete siamo noi, la Chiesa, siamo noi che prendiamo questi pesci, li togliamo dalle correnti del mare, dalle correnti di questo mondo, delle realtà spirituali che vogliono fare disperdere questi pesci e portarli nell'abisso. Noi con questa rete vogliamo avvolgere questi pesci e trascinarli a Riva, dove c'è la salvezza. E dice: la rete non si strappò. Perché la Chiesa, quando ubbidisce alla parola di Dio, getta le reti, la Chiesa diventa collaboratrice di Dio, e quindi se Dio è infallibile, anche la collaboratrice di Dio è infallibile. Amen. E allora perché la rete non si strappa? Perché è una Chiesa che collabora, dove ognuno fa la sua parte e non ci sono dei buchi. Perché una rete dove fanno la parte solo alcuni è una rete con dei buchi, e dei pesci poi scappano via se in questa rete ci sono dei buchi. Invece no, tutti noi questa domenica Dio ci chiama a fare la nostra parte, ad andare dalle persone a dire: ciao, piacere, come stai, ti è piaciuto, anche in maniera semplice, parlare del più e del meno, stringere amicizia. Può essere un modo anche per attirarli, perché loro vedono che siamo suoi discepoli dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri, e loro vedono anche dal modo in cui li accogliamo se abbiamo l'amore di Cristo oppure no. Ho quasi finito. Gesù diceva qualche capitolo prima, questo era prima di morire, quando stava parlando ai suoi discepoli, lui disse: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. È una preghiera bellissima, la preghiera sacerdotale. In Giovanni 17:24 Gesù diceva questa preghiera al Padre, è bellissima: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati. E allora noi vogliamo fare in modo che quelli che il Padre ha dato a Gesù, noi li vogliamo portare, vogliamo che loro siano con noi e con Lui. E ci sono molte dimore nella casa del Padre. Il desiderio del Padre è quello di riempire le dimore. Lui non vuole una casa vuota, una casa molto grande, e Lui aspetta che questa casa sia riempita. Lui non vuole che sia riempito il soggiorno dei morti, Lui vuole che sia riempita la sua casa, e per questo entra in gioco noi. E noi come Chiesa, come sposa di Cristo e come figli di Dio, noi vogliamo rendere gioioso nostro Padre, e noi vogliamo che Lui faccia festa insieme a noi, insieme agli angeli, e vogliamo rallegrarci non solo per quelli che si battezzeranno, gloria a Dio, ma noi vogliamo pregare e credere anche per altri che verranno evangelizzati, verranno toccati da Dio e verranno trasformati. E quindi noi dobbiamo farci avanti, dobbiamo disporci, come disse Geremia, bellissimo:
nel capitolo 20, diceva: tu mi hai persuaso, Signore, e io mi sono lasciato persuadere. E così noi dobbiamo resistere al diavolo, ma da Dio lasciamoci persuadere, perché Lui non ci vuole portare al male, Lui ci vuole portare al bene, e vuole che noi siamo usati per fare del bene agli altri. Alla fine, dopo aver ubbidito alla voce di Dio, alla fine Gesù dice: venite e facciamo colazione assieme. E così Dio vuole fare colazione assieme alla sua Chiesa per dire: una volta che tu hai ubbidito e elaborato, sappi che tu non sei solo la mia serva, tu sei la mia sposa, e ora voglio che tu fai colazione insieme a me, e questa benedizione che tu mi hai portato voglio che ne godiamo assieme. Gloria a Dio. Dio vi benedica.